Pericolo. Pericolo. Un trattore, cioè sul camioncino. E tu dove sei? In Austria. Non mi vedrà niente. Buongiorno a tutti ragazzi, siamo in Austria, oggi andiamo a visitare il castello della principessa Sissi con il mio amore e niente, ti racconto come hai dormito stanotte. Allora, il cuscino non esiste, c'hanno un cuscino sottile, proprio bassissimo, la merda. Che c'hanno? Non esistono le coperte tutte uniche, no? C'hanno il sacco a pelo, diciamo, quindi divise e io le odio. Che c'hanno il cuscino basso che lo metti tocchi per terra, c'hanno un materasso così. Poi mi rompeva, mi diceva che c'erano i fantasmi sotto il letto. No, quella era lei. Alzare. Praticamente abbiamo in alto, abbiamo l'allarme antincendio che lampeggia. E prendeva paura, fa amore, c'è il flash, poi fa amore, ma sei sicuro che sotto il letto non c'è nessuno? Come si fa? Cioè non si può. Comunque questo è un po' il panorama. Bella! La gialla. Abbiamo anche il tacchino. Ah, bubi. Ed eccoci qua appena usciti dal castello di Sissi. Dove sei? Se faccio vedere un po'. Poi fagli vedere tutto. Che ci sono i cavalli. Ci sono i cavalli! I cavalli con le carrozze. Ci sono i cavalli, amore, com'è che si chiamano? Cavalli! No, è molto bella però. Bellissimo tutto. Fa prendere il cavallo. Dov'è? Ma questo è lungo 10 metri. Ma non è che devi sempre prenderti tu, anche se devi inquadrare il cavallo. Ah, signora. Mi segue? E fanno tre giri loro, ora che finisca uno, ne finisca uno. Ehi! Andiamo anche noi, amore. Andiamo. Guarda le papere, amore. Andiamo vicino, amore. Poi c'è tutta la papera. Sì, che gonfia. Guarda che bel pelo che c'hanno. Ma come camminano poi? Buonasera a tutti, siamo arrivati a casuccia. Vero, finalmente, dopo mesi. E insomma, da stamattina che camminiamo. Abbiamo fatto... Sai che abbiamo fatto? 13 km a piedi. 17.000 passi e mi ricordo. Vabbè, come. Ma a parte quello, è stata una giornata bellissima. Io ho guardato cosa ho comprato. Dammi una mano. No. Dai, tira qua. Adesso vi faccio vedere cosa ho comprato. Guardate. Guardate. Per chi? Per mia mamma. Amore! Che cazzo devo fare? Per la Roby. Guarda. Sarebbe l'Alessia. Visto. Saluta. Aia. Scusa. Oggi siamo alle terme, adesso stiamo mangiando e scusate perché, vabbè, siamo italiani, nessuno ci capisce. Il mio bubi è qua che ha finito di mangiare
mentre si guarda la Juve che ha segnato Ronaldo. Tutto bene, comunque stiamo divertendo, tutto a posto. Così. Adesso stiamo andando a appoggiare le nostre cose e poi dov'è che andiamo, Bubi? A nuotare. Che bello. Adesso vi facciamo vedere la vasca qua. Amore, mi sta cadendo tutto. Vedete? Ecco qua. Questa è la piscina interna. C'è anche fuori col fumo. Adesso andiamo a vedere gli spogliatoi. Adesso vi portiamo a vedere gli spogliatoi. Qua ci sono le piscine, altre piscine, qua c'è lo scivolo. E noi siamo andati anche su quei due là. Scusami, adesso ci faccio vedere gli spogliatoi. Vabbè. Ci fai vedere gli spogliatoi adesso? Andiamo giù. Di qua. Alcuni t-shirt, Ari. Adesso vi facciamo vedere come si entra anche. Guardate. La tecnologia. Guarda che si chiude. Che morosa che hai. Io sono di foto, però tu sei di video. Sì, amore mio. Guarda, il suo pigiama fa la storia. No. Siamo in Italia, siamo sbarcati finalmente nella nostra amata città. È da 4 ore che viaggiamo. Come sta andando? Tutto bene? Bene, bene. È stancante il viaggio? No, adesso mi sono ripresa. Il viaggio è un po' stancante, ha mangiato l'insalata. Abbiamo mangiato l'insalata, tutto a posto. Adesso alle 17:21 arriveremo, quindi tra un'ora. Niente, non molliamo, siamo grintosi e ce la faremo. Tra 600 metri entra in A4 e 70. Era lasciato che conoscesse dall'assistente di Broski, mi ha fatto cambiare idea. Pigiama strano.